1996 ha unito Cemellaggi, che ancora oggi molti gruppi ne vanno orgogliosi. Noi per esempio da Talantini siamo gemellati ancora con i Ternani da 30 anni. Padre Fedele ha scoperto insieme a quel non Cosenza Calcio, Nuclei Sconvolti, Nuova Guardia, le fanzine degli Ultra Cosenza, Nuclei Sconvolti, Nuova Guardia, erano uguali alla Fossa dei Leoni del Milan. Sembrava che le facevano la stessa persona, perché allora tutti ragionavano uguale rispetto alla maglia, rispetto agli avversari, ma era la stessa cosa. Cosenza ci ha visto lungo, Cosenza è stata per me e per gli atalantini, ma non solo, un pilastro. Napoletani, milanisti, gemellati, le bandiere in campo, le mappe del tifo, Padre Fedele, i Nuclei Sconvolti, la Nuova Guardia, hanno fatto tanto. È per quello che io tante volte discuto con amici di Cosenza, a dire: dove cazzo siete finiti? Ma con rispetto. Perché Cosenza, la Calabria non è Catanzaro. Ciccio! Noi non avremo mai un gemellaggio, perché abbiamo capito che il rispetto conta di più del gemellaggio. È il rispetto che conta, è la considerazione. Però quando tu vedi Padre Fedele nell'85, nell'86, poi dopo trovi De Bonis, Manolo, Arancino a Catanzaro, i catanzaresi e gli atalantini dicono: vogliamo loro tre. Volete loro tre? Sopra di noi però. È stata un susseguirsi di simpatie tra noi e voi, senza nessun tipo di gemellaggio. Però noi diciamo: avete voi dato negli anni 80 con Padre Fedele, con Ciccio Conforti, con tutte quelle persone che hanno fatto la storia di Nuclei Sconvolti, con Stefano Furlan a Trieste, siete stati voi i primi ad andare a Trieste con lo striscione per Furlan, siete stati voi. Qua siamo, non siamo poliziotti, siamo tra colleghi ultras, e noi diciamo: Cosenza ci manca tanto. Non siamo mai gemellati, perché è giusto, perché abbiamo capito che il rispetto conta di più. Quando sarà Cosenza Atalanta, Atalanta Cosenza, sarà sempre un rivederci, una pacca sulla spalla, come stai, come non stai. Però oggi abbiamo assolutamente aderito a questo invito, perché 100 anni di storia Cosenza per noi rappresentano comunque andare al San Vito. Quindi in un gruppo ultras, chiunque comandi la curva, chiunque la porti avanti, quelli si sono i palanchiari. Chi ha fatto da esempio negli anni 80, e non dimenticatelo, perché la Calabria non è Catanzaro, Reggio Calabria, ma è Cosenza. Noi vogliamo solo dire: questa è la targa che arriva da me, per Piero Romeo!